Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Lo Sgabello, il format dedicato all'immobiliare dei servizi realizzato in esclusiva per il blog gerardopaterna.com. Oggi torniamo a parlare di ricerca di casa online, di generazione di lead e lo facciamo col numero uno in Italia che è Carlo Giordano, amministratore delegato di immobiliare.it. Carlo, grazie per essere con noi. Gerardo, grazie a te, bentrovati. Dico numero uno, non per polemizzare, ma io ti ho conosciuto per primo e di conseguenza per me sei numero uno, ok? Beh, che ricordo ancora quando insomma alla fiera del franchising giravate, no? con la 24 ore a proporre i servizi, no? Alle varie reti e quindi insomma ci siamo visti un po' nascere. Ecco. Gerardo, ti devo un sorriso, perché davvero mi ricordi i nostri primi anni e poi soffro a ritornare così indietro, no? Il prossimo anno Immobiliare T compie 18 anni. E Gerardo ci ha visto nascere, quindi... Grande festa, anni. Quindi? Grande festa, assolutamente. Ok, quindi siamo pronti a festeggiare. Allora, parliamo un attimo di ricerca di casa. Il cliente, facciamo una domanda semplice, però ha delle complessità. Cosa si aspetta di trovare quando visita un annuncio immobiliare, quando legge un annuncio su immobiliare.it durante la sua ricerca di casa, che sappiamo che anche online ha le sue difficoltà? Beh, punto bello. Nel passato provavo a fare le semplificazioni, quindi dicevo il mondo femminile cerca foto, tante foto, il virtual tour, perché ha la capacità, ha proprio la capacità astrattiva di immaginare l'immobile com'è, come potrebbe diventare. Il maschietto, persona più semplice, vuole il foglio piatto, quindi la planimetria, capisce gli spazi e poi avere la dimensione della casa. Però questa era una semplificazione che veniva dal passato. Oggi è vero che tutti noi puntiamo a una cosa dedicata a noi, quindi l'individualizzazione della scheda è diventata molto più significativa. E da lì, sai, arriviamo a mettere 50 foto per chi in quell'immobile ci si vuole proprio immergere, piuttosto che introdurre la rendita catastale per il ragioniere che vuole calcolare il costo dell'acquisto dell'immobile o la tassazione nel momento che lo metti in locazione. Ma non è ormai senza fine, no? È passata la pandemia, no, quanti sono i metri quadri del balcone? Perché devo vedere se lì ci starà i due ombrelloni e la mia sdraio. È proprio un mondo che sta cambiando e l'unica direzione è dare risposta, che vuol dire creare schede sempre più profonde, più ampie, coerenti con quella che è una ricerca personale. Ok, ecco, parlando ancora di ricerca, quali sono i trend che tu hai visto e che immagini per il 2022? E devo dire che siamo rimasti impressionati come siamo cambiati. E la pandemia ci ha cambiato tutti nelle nostre quotidianità, nel riconoscere il valore delle cose. L'utente immobiliare T in un anno è stato diverso. E prima della pandemia lui, la sua ricerca immobiliare era approcciata in un modo relativamente semplice. Quattro parametri. Location, io so dove voglio vivere, prezzo massimo, so qual è il budget che ho a disposizione, numero di camere per la disposizione dei miei spazi e poi una caratteristica, no? Che ci sia il garage, che sia un piano alto. Passa la pandemia, d'improvviso lui diventa diverso, diventa molto più esigente. Numero medio di parametri nei criteri di filtra 7. Che uno, ritorna al tuo primo punto, la scheda deve essere più profonda, sì. Perché tu devi rispondere a caratteristiche molto più articolate. Questo nasce dal fatto che lui nel suo anno... E non voglio dire prigioniero, chiuso nella sua casa, ne ha scoperto per alcune caratteristiche i limiti e quindi ha iniziato a dire no, io devo avere un progetto nuovo, devo trovare la casa adatta alle mie necessità e quindi le dico. E quindi si scopre, a me piace fare questa sempre battuta, noi siamo tutti molto digitali e sappiamo che nel nostro telefonino c'è la bussola, ma quanti di noi sappiamo dire come deve essere orientata a casa? Le stanze, le camere da letto dove devono essere, non devono essere, era una cosa che sapevamo poco, ma anche perché nella nostra normalità per 6 mesi all'anno usciamo col buio e rientriamo col buio, quindi quell'esperienza, sì, della luce della casa non la sapevamo neanche. Adesso l'esposizione è diventata uno dei parametri più utilizzati nella ricerca e ci siamo stati nelle case. Quindi le tendenze sono molto più chiara la ricerca, quindi non è voglio fare tante visite, ma voglio visitare immobili che corrispondono alle necessità. Poi abbiamo trovato dei grandi salti, d'improvviso le case sono tornate a essere volute più grandi. Se io prendo la serie degli ultimi 10 anni, un po' per la capacità degli architetti, un po' per il costo euro metro quadro, un po' per il nostro vivere la casa, le case erano progressivamente sempre più piccole. È piccolo ma c'è tutto. Esatto, tagli efficienti, condivisione degli spazi. Inversione della tendenza, le case sono tornate a crescere, abbiamo bisogno di uno spazio per studio, lavoro in più,
siamo tornati ad amare gli ambienti chiusi, non più solo open space. Abbiamo scoperto che un'interazione con l'esterno, il balcone o il giardino, è importante, perché nel tuo immobile ci vivi molto di più che di quanto non pensavi prima. E quindi è vero che ci sono proprio elementi che sono cambiati nel desiderio delle persone. Il grande dubbio che abbiamo oggi, 2022, guardando il futuro, è: sono state tendenze di risposta alla pandemia e quindi pian pianino ci riconduciamo alle condizioni precedenti, o effettivamente noi adesso abbiamo dato un peso alla casa diversa? L'unica certezza che ho è che il budget che rendiamo disponibile per la casa è tornato a crescere. Quindi è tornato da sempre, in Italia la casa è importante. 10.000 miliardi di risparmi, noi siamo virtuosi in questo, 6.000 sono negli immobili. Il budget dedicato alla casa è tornato a essere più alto rispetto al passato, per la camera in più, per l'esposizione migliore, per il piano più alto, ma perché la casa lo merita. Quindi un bel cambiamento questo. Oh, caspita, se si concorda con quello che dici. Al netto della, insomma, della questa relazione tra il portale di annuncio e gli agenti immobiliari di amore e odio, no? Sei così, no? Ci si odia e ci si ama. Io penso che come strumento e come anche partnership sia indispensabile per l'agente immobiliare, cioè non si può fare a meno del portale di annunci. Quali sono una serie di accorgimenti che tu insomma indicheresti, ecco, all'agente immobiliare che vuole trarre il massimo beneficio da questa relazione? Do una sfumatura un po' diversa. Credo che nulla è indispensabile, o meglio, è indispensabile solo la professionalità dell'agente immobiliare. Immobiliare T oggi è uno strumento, sicuramente oggi è uno strumento potente per entrare in contatto con i tuoi futuri clienti, però tutto si basa dal giorno zero, dal punto zero, che è l'agente immobiliare. Prima Immobiliare T c'erano altri strumenti, dopo Immobiliare T ci sarà un altro Immobiliare T, sempre lo stesso, ma sarà migliore, sarà diverso. E detto questo, hai toccato un tema giusto, no? L'agente immobiliare oggi è sicuramente più strutturato e più preparato del passato, ma perché le esigenze del consumatore sono più strutturate e sono più difficili, più complicate. E indubbiamente in questo momento stiamo vivendo la migrazione da essere una semplice vetrina, che è il nostro giorno zero, no? Dico, ti do una maggior visibilità ai tuoi annunci, come metti il cartello in vetrina, come facevi gli annunci sui giornalini, ti do un nuovo canale. A essere una piattaforma dove l'agente immobiliare può trarre ulteriori informazioni. Per realizzare questo abbiamo preso ormai da 3 anni due percorsi. Uno di umiltà, cominciamo a ascoltarli in un modo un po' più diretto. E la loro quotidianità, il modo di lavorare degli agenti lo può raccontare solo un agente immobiliare, certo. Non è una cosa che puoi studiare dai big data degli utenti. E quindi abbiamo iniziato a fare una serie di incontri dove effettivamente c'era una relazione con... Raccontiamoci delle cose, certo. Bravissimo, sì. L'ho imparato proprio dal tuo modo di fare. Dico, in quel momento di confronto impari molte più cose che non uno studio di un foglio Excel fantastico. Sì. E lì abbiamo compreso che c'erano aspetti nuovi, no? Uno è aiutare loro a comprendere altri parametri, e quell'annuncio quanto interesse raccoglie, non solo i contatti. È un annuncio che nel mercato l'ho posizionato giusto anche per raccontare al tuo proprietario. Piuttosto, permettimi di accedere a informazioni che una volta sembravano meno necessarie, l'accesso alle piattaforme catastali piuttosto che conformità dell'immobile, che invece oggi sono diventate indispensabili. Sì. E tutti strumenti che una volta non erano legati al portale. E poi da lì abbiamo fatto un ulteriore passo e dire: portale non è solo vetrina per chi vuole comprare, ma può essere anche punto di snodo per chi vuole vendere. E quindi con loro, con gli agenti, abbiamo iniziato a costruire quali sono le meccaniche per conquistare il contatto di un venditore e portarlo nel posto giusto, che potrebbe essere l'agente immobiliare. Certo, bene. Quindi venditore, portarlo al posto giusto. Parliamo un attimo di generazione dei lead, allora. Dal tuo punto di vista, in questo mare di offerta virgolettata, no? Di miracoli dal web per la generazione di contatti, tu come vedi questo aspetto del lavoro dell'agente immobiliare e come immobiliare.it può essere loro d'aiuto in questo? Bellissimo la parola del miracolo della generazione dei contatti. Sì. Io faccio più l'italiano. 24 ore al giorno, mentre dormi. Esatto, mi arriva, sì, già hai lavorato. Sì, sì, sì. E tolgo questa illusione, almeno io non ho mai scoperto il bottone magico, quindi la penso un po' diversa. Però è vero che i portali in generale hanno conquistato una montagna di contatti che alla fine hanno anche un lato negativo. Troppi contatti implica la difficoltà di comprendere qual è il contatto giusto. Certo, se troppi contatti nessun contatto. Esatto, e c'è stata una ricerca non fatta da noi interessante che diceva nell'anno passato, momento di boom del mercato immobiliare, pensiamo sempre che il mercato immobiliare da 600.000 compravendite nel 2019 è andato a 750.000. E prima della compravendita pensate quanti più contatti ci sono stati.
c'è stato un momento, era autunno del 2021, dove gli agenti immobiliari non stavano più dietro ai contatti, troppi. Ovviamente quello creava un disservizio, quindi clienti non contenti, certo, ma anche una perdita di opportunità. Sai, quando ti dico su 100 contatti ne riesco a seguire 50, magari perdo anche quelli buoni. È difficile sempre da un'email comprendere qual era l'email buona, quello motivato o quello che invece era più... sto ancora studiando. E come Immobiliare Team ha introdotto un livello diverso, quindi l'utente, quindi il potenziale compratore, deve farci capire se lui vuole più informazioni, quella frasetta terribile, vorrei maggiori informazioni, sì, che dice? C'è 20 foto. Sì, sì, esatto. Oppure no, vorrei visitare l'immobile, okay, che ovviamente è un livello completamente diverso, attenzione. Sì. E ovviamente dovrei dire a gente, uno che ti dichiara vorrei visitare l'immobile, dovessi sentirlo. In America si direbbe entro 40 minuti, quindi pensate, ovviamente nel ragionevole, però nel un tempo breve. Qui si fanno richiamare? Certo. E quindi da lì ha iniziato nel form di contatto di Immobiliare IT a distinguere le due posizioni. E questo è solo un primo passo di un percorso dove cerchiamo di avere una comprensione migliore del potenziale cliente per fare in modo che l'agente immobiliare ci possa lavorare in un modo diverso. Certo. Allora, ci sono tre aspetti che mi stanno a cuore e sui quali vorrei la tua opinione, no? Perché, insomma, ti stimo come persona, come imprenditore e hai guadagnato una visione che è veramente invidiabile. I tre aspetti sono questi. Allora, andamento delle compravendite, modello agenziale e internazionalizzazione. Tre enciclopedie che però ti chiedo di riassumere veramente in pochi minuti. Incontrarti è sempre un momento di timore. Sì. Perché, però bravo Gerardo, bravo più che altro perché è importante avere visioni ampie per poter costruire i piccoli passi per distanze grandi. Bisogna. Sì. E parto dalla prima che sento forse la più facile, andamento a compravendite. 2021 il mercato immobiliare ha fatto molto bene, veramente 750.000 compravendite sembra un numero ormai irraggiungibile. E tutti gli operatori di settore, Immobiliare IT, gli agenti immobiliari, tutti si sono sentiti molto bravi. Certo. Perché, caspita, ho fatto un anno d'oro e tutte le persone che hanno iniziato in quest'anno, i giovani, gli dico ragazzi non è il mondo normale, quindi non taratevi su questo. Il 2022 sta diventando un mondo un po' più normale, già era un po' esaurito l'onda emotiva della pandemia, sai, siamo tornati nelle nostre case diversi, e i ragazzi sono tornati a scuola. Noi siamo tornati al nostro lavoro, le nostre case, sì, le viviamo un po' di più perché ci siamo stati tanto, però siamo un po' meno legati al valore della casa. È passata anche la guerra, e la guerra toglie fiducia nelle persone e quindi chiede progetti a lungo periodo. E noi abbiamo una società con cui stiamo sviluppando un progetto sui mutui, che è mutiamo.it, certo, e loro vedono che nato, c'è un termine che viene riportato, l'autocensura sulla richiesta del mutuo. Okay. Le persone cominciano a dire aspettiamo, non è tanto il momento. E quindi se io guardo il contesto non è più quello vibrante del 2021, e ragionevolmente ci stiamo riconducendo la tendenza precedente, che però erano 600.000 compravendite, certo, che in proiezione può entrare 650.000. Quindi ho due letture: se guardo 2021 soffriremo, non avremo quei numeri, sì, se guardo il passato riprenderemo il trend positivo. E a noi trovare la misura giusta, ovviamente ognuno di noi fare bene, continuare a fare bene, fare meglio quanto ha fatto nel 2021 perché sarà necessario. E questo è quello che io mi sento più materiale, no? Quindi più semplice. Poi provo a pensare agli altri. E smarco internazionalizzazione. Sì. Io sono quello, Gerardo mi conosce, quello che ho sempre detto, no, noi abbiamo un paese, il nostro successo è essere forti in questo tessuto, riconoscere le peculiarità del nostro paese e fare bene qua. Però questo lo dicevo quando noi abbiamo iniziato nel 2005, e noi eravamo concentrati su una piattaforma, Microsoft Explorer. Il nostro mondo passava da un posto. E tutto sommato era semplice. No, sai, sì, il codice era quello. Oggi se devo pensare a quanti dispositivi ci sono, a quanti browser ci sono, a quanto è articolato il mondo delle app su piattaforme diverse. Il costo della tecnologia ha preso una scala e tale per cui l'investimento è enorme. E non puoi pensare a dire, vabbè, rinuncio a qualcosa, perché il tuo utente è sparso, certo, è omnicanale. Quindi oggi l'internazionalizzazione è necessaria per avere la miglior tecnologia sulla scala più ampia, perché sennò un singolo paese dovrebbe pagarla tutta. Ed è la strada che abbiamo preso. Noi Immobiliare IT è unico in Italia, siamo unici fortissimi in Grecia,
E stiamo lavorando, sviluppando Spagna, abbiamo fatto molto bene in Lussemburgo, stiamo facendo i paesi dell'est Jugoslavia, ovviamente partendo da pezzi di tecnologia che abbiamo sviluppato per il nostro primo paese, certo, che è l'Italia. Modello agenziale. Modello agenziale, qua è il terreno dove mi sento meno mio comfort nel mobiliare, è strumento degli agenti, difficile dare indicazioni su quale può essere il modello agenziale. Però una riflessione la voglio fare. L'Italia è 8.000 comuni, un paese bellissimo, 30.000 agenzie, con le mie 30.000 sono quelle che esistono, che hanno una vetrina, non il battitore libero che è sempre una figura un po' diversa. Il piccolo non è sempre bello però, ma anche perché dico nel tempo l'aspettativa che il cliente dà all'agente immobiliare è molto diversa. E il cliente vuole avere molte più informazioni, lui per primo è molto più strutturato, la normativa, il contesto intorno è diventato molto più complicato in capo all'agente. E la gente che viveva di piccole relazioni oggi non saprà dare il servizio che il suo cliente si attende. E a questo punto dico, per me ci sono solo due strade, no? O miglioro la mia capacità di collaborazione con i miei colleghi, che vuol dire o agenzie più grandi, o essere dentro reti, o avere collaborazioni tipo MLS, quindi piattaforme condivise, dove quindi io sono un agente ma ho con me una rete di agenti, e questa una, oppure devo verticalizzare, quindi costruisco l'hub, il centro di servizi, quindi sono agente, però ho il geometra, ho il commercialista, per cui il mio cliente ha una risoluzione dei suoi problemi. E questa è la direzione unica che io posso prevedere per il valore che ha la casa e per le esigenze del consumatore. E quindi ci sarà un'evoluzione nel nostro vecchio contesto di microimpresa e nanismo italiano, che una volta era possibile e oggi diventano più adeguato. Ne leggo una lettura positiva, sì. Però, perché se io mi permettessi invece di dire no, ma io semplifico, si può fare, col successo per il consumatore uno solo, riduco il suo costo, non è quello che vuole il nostro consumatore. Ah, il nostro consumatore vuole di più. Quindi lui, la sua attesa non è pagare meno, ma avere tutti i servizi che si attende. Pagare meglio. Bellissimo. Pagare meglio. Proprio bene, così. Bene. Insomma, in un quarto d'ora hai fatto miracoli. No. Ci hai dato veramente una visione ampia e sono sicuro che tanti agenti immobiliari che ci guardano apprezzeranno questo impegno. Quindi ti ringrazio per il tuo impegno, il tuo tempo e prometto di, insomma, ci rivedremo presto ancora qui con novità importanti, va bene? Grazie davvero a te, a presto. Prima di chiudere, ti ricordo che se hai un progetto, un prodotto, un servizio per l'immobiliare e vuoi presentarlo da questo sgabello, puoi farlo scrivendo allo sgabello@geradopaterna.com. Ci vediamo in occasione del prossimo video.